Ciao ragazzi e ben ritrovati a un nuovo e sorprendente video del canale. Oggi colpo di scena, siamo in Valle d'Aosta, più precisamente siamo a Cogne, più precisamente siamo a Lilla, scritto Lillaz con la Z, credo si dica Lilla. Non è vero, ce l'ha spiegato che si diceva con la Z finale. Sei sicura? Sì, Lillaz. Stiamo seguendo il sentiero numero 12 che ci fa salire prima al lago della Loire. Ma dai, si dirà Lago delle Loie. Ma scusa, siamo al confine con la Francia, si dirà tutto alla francese. Ah, mi piace dire al lago della Loire. Vabbè. O lago della Loie. Dal lago dobbiamo seguire per l'Alpe di Bardonet sui 2200 metri e poi raggiungere il col di Bardonet sempre, poi ritornare per il sentiero 13G. Le rettine. Mettiti a favore di luce Ecco. solare per arrivare a Bardonet. Ci dice che ci impiegheremo 3 ore. pulite pulite, Non erano quattro. però non per arrivare al colle di Ah, Bardonet, per ma arrivare all'inizio. all'Alpe, credo. Dopo pochissimi metri troviamo il bivio che dobbiamo seguire con il sentiero 12 che inizia a salire. Dai. Dai, che ci scaldiamo. Oh, boh, le scale oggi non finiscono mai. Mentre la Kate mi ha inesorabilmente lasciato indietro, ho realizzato che probabilmente dovremo superare questa parete qua davanti, quindi abbiamo ancora un po' di salitina da fare. Eh sì, ciao ciao. Ma spiana, prima o poi. Forse dopo questa curva per 1 metro. Ah, poi basta. Quota 2100 metri e il sentiero non vuole saperne di spianare manco mezzo metro. Però è bello camminare col fresco, no? Siamo vicini alla fine della prima salita. Vedo il bosco che finisce qui davanti a noi. La speranza è che spiani per un pochettino. Siamo sbucati fuori dal bosco a 2200 metri in località Loie o Loie, persiste il dubbio sul bilinguismo, e adesso manca una mezz'oretta scarsa al laghetto. È già il momento della seconda colazione? Piccolini, mi lasciano qua. Niente, sei pure schizzinosa. Esatto, ormai sono diventata gourmet dei mirtilli nel bosco. Due ore spaccate, siamo arrivati al lago. Vale la pena andare sull'altro versante, c'è un'ottima vista sul Monte Bianco, quindi consigliatissimo non fermarsi all'imbocco del sentiero, ma fare tutto il giro del laghetto. E abbiamo altri 40 minuti per raggiungere l'Alpe di Bardonet. Da lì il giro naturale sarebbe quello di ritornare per il sentiero 13G e chiudere un sentiero ad anello. Noi invece faremo una deviazione per il col di Bardonet e ce l'allunghiamo un pochettino. Siamo arrivati in vista dell'Alpe di Bardonet, che è in fondo alla vellata. Ah, altri 100 metri da scendere, ahimè. Al solito, pausa foto per non i fiori, incredibile, ma ecco. Le farfalle. Altri cartelli, noi torneremo indietro per di qua, per il 13G. Dobbiamo invece girare a destra, sempre per il 13G, e seguire il bivacco Gérard, anche se non lo raggiungeremo.
Superata l'Alpe, stiamo attraversando adesso la valle di Bardonet, posto, niente da dire, veramente eccezionale, pienissimo anche di marmotte, marmotte un po' schive, si intravedono tra i sassi, adesso ne è passata una là in fondo, si fa un pelino fatica a riprenderle. Ammiriamo questo ottimo colore cristallino dell'acqua che ricorda quello del Po, direi. Uguale uguale. Siamo ritornati a quota 2300 metri circa in una vallata, ripeto, cartolina. Ah sì, è proprio una vallata da cartolina. Le cascatelle, le marmottine. Manca solo Heidi. E Clara. Già, è Clara. E non mi ricordo Peter. E Peter. Cosa ci dicono i cartelli? Che di qua c'è il bivacco. Ok. Di là c'è il colle della Rolla. Sì, controlliamo la cartina. E c'è stato un cambio di programma. Guardando la cartina abbiamo visto che arrivare al colle Bardonet era assolutamente improponibile. Non ce la facevamo ad arrivare a quasi 2900 metri. Proviamo a prendere la deviazione per il 13E, per il bivacco... Com'è che si chiama il bivacco? Per il bivacco Davis, che è a 2780, quindi... Dobbiamo risalire altri 400 metri. Non è detto che ci arriveremo, arriviamo dove arriviamo. Per una volta sono io che trascino te. Opinioni, stato d'animo. L'ho provata. Tostarella direi, tostarella. Breve pausa a 2600 metri, poco più. Salita, bella bella tosta. Siamo fortunatamente arrivati in vista del bivacco, mancheranno un altro centinaio di metri di salita. Andiamo a vedere com'è il bivacco dentro. Tanta roba. Sistematissimo. In 5 ore abbondanti e 11 km spaccati siamo arrivati allo spettacolare bivacco. Adesso inizia la lunga marcia di rientro per il sentiero 13E prima e 13G dopo. Soliti nabbi che siamo. Siamo saliti per di qua tirando numerose saracche, ma c'è anche la freccia che indica di salire su questo ottimo lastrone bagnato senza alcun appiglio. Quando invece dietro la curva c'è il comodo sentierino che sale in maniera tranquillissima. Comunque c'è da dire che fa abbastanza attrito questa roccia. Sì, se non fosse bagnata, sì.
un'oretta di discesa abbastanza spacca ginocchio, siamo ritornati nella vallata che adesso dobbiamo ripercorrere a ritroso fino al bivio. C'erano un sacco di marmotte. Eh sì, ma sono molto schive le marmotte valdostane. Ma perché ti vedono, prendono paura. Immancabile momento concorrente di bagno piedi. Io non ho voglia di togliermi gli scarponi, quindi mi farai te l'assaggio della temperatura. Vado. Vadi. Quell'acqua è qualcosa di incredibile. Ritornati al bivio con il sentiero 12, noi adesso proseguiamo sempre sul sentiero 13G che ci fa ritornare sull'altro lato della vallata, un sentiero che dovrebbe essere un po' più comodo di quello che ci ha fatto salire. Abbiamo una brevissima deviazione, a quanto pare dobbiamo girare a destra. Speriamo sia molto breve. Sentiero che passa vicino a questa cascata veramente fenomenale, purtroppo non ci si riesce ad avvicinare più di tanto. In più di 9 ore circa 1200 metri di dislivello abbiamo chiuso questa estremamente faticosa ma estremamente bella camminata all'Alpe di Bardonet e bivacco Gérard de Vie. La grande difficoltà dell'escursione di oggi è che in realtà noi abbiamo unito due escursioni in una: il giro ad anello del lago e l'escursione all'Alpe di Bardonet più il bivacco alla fine. Escursione tecnicamente non troppo difficile, a parte quel primo tratto di salita sul sentiero 13E ha un paio di momenti dove c'è da stare attenti a non perdere la traccia e una buona esposizione sulla vallata, quindi fate le vostre valutazioni. Con questo è tutto, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link se foste interessati alla camminata, vi ricordo di fare le vostre solite belle cose social, iscrivervi al canale, cliccare mi piace, attivare la campanellina e seguirci su Instagram, e noi ci vediamo a una prossima escursione. Ciao!